sono Gustav Hofer Io sono Luca Ragazzi e siamo due filmmaker e abbiamo fatto un documentario che si chiama Italy, Love It or Leave It. e negli ultimi 3 anni abbiamo viaggiato praticamente il mondo presentando questo film negli Stati Uniti, in tutta Europa, in Asia In Sudafrica. e quando non viaggiamo nella vita io faccio il giornalista per una televisione franco-tedesca che si chiama Arte e sono il corrispondente da Roma. E io sono giornalista, critico cinematografico e fotografo. Nice. Why do people care about Italy so much? I mean, why are you guys going everywhere and showing this movie that is very Italian and people are reacting to it? Why do you think that that happens? Questa è stata una sorpresa per noi constatare, scoprire quanto amore ci sia ovunque nel mondo verso il nostro paese. Noi abbiamo fatto un documentario che è anche critico con il nostro paese e non pensavamo, sinceramente non pensavamo che avrebbe avuto così tanto successo altrove e che ci fosse tanta curiosità. Ovunque siamo andati, le sale erano sempre piene, sempre sold out, sempre full house theater. E abbiamo scoperto, nostro malgrado, che c'è molto affetto per l'Italia, molto amore e probabilmente più di quanto noi stessi italiani siamo capaci di provare per il nostro paese. Noi sempre ci lamentiamo, sempre siamo critici e invece altrove ancora riescono a amare l'Italia per quello che è o per quello che è stato. E poi questa parola Italia in tutto il mondo crea una sensazione positiva, cioè è stata pure una scoperta che abbiamo fatto, che ovunque vai, quando uno pensa all'Italia, pensa a qualcosa di positivo, una vacanza, il buon cibo, il cinema, la Vespa, la pizza, la Fiat 500, per cui tutti sentimenti molto molto positivi, pensando che l'Italia è un paese di solo 60 milioni di abitanti, più piccolo di tanti stati, singoli stati americani, e a pensare che abbia questa influenza positiva nel mondo è sicuramente singolare. Non credo che ci siano altri paesi che abbiano questa influenza culturale come l'Italia. What is the difference between leaving Italy and staying within Europe itself? Does that make sense to you? Diciamo, l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, è nata da questo grande sogno dopo la Seconda Guerra Mondiale di creare uno spazio dove i problemi che fino a quel punto si sono sempre risolti con la guerra, di creare uno spazio per la pace, cioè il punto di partenza era mai più la guerra e questa è l'idea dell'Europa. Io diciamo sono già un figlio di questa Europa avanzata. Io sono nato in Italia, ho studiato in Austria, ho lavorato in Francia e in Germania, poi ho fatto l'Erasmus, che è un programma di scambio fra università italiane per studenti, fra università europee per studenti in tutta l'Europa, a Londra, e io vivo adesso a Roma e lavoro per una televisione francese tedesca, per cui sono proprio l'esempio di cosa è essere europeo oggi. Ma io sono sicuro che l'Italia fra 20 anni Non esisterà sarà. più. L'Italia fra 20 anni sarà un paese meraviglioso, ma forse anche fra 10 anni sarà un posto molto diverso No, da io come è non adesso. credo. Io Io credo credo che che sia andremo così. in una crisi profonda, sempre più profonda. E economicamente e saranno anni molto difficili. Sì, ma per questo ho detto 10 anni, perché non credo che questa crisi durerà tanto. E comunque non puoi sempre pensare che una crisi economica Beh, saremo più poveri, saremo come più qualcuno dice, poveri. saremo più poveri ma più felici. What makes Italy still relevant? Questa è l'Italia, non it's impossible, that's Italy, no? Non puoi dire come sarebbe l'Italia senza cultura, senza arte, senza i paesaggi, senza l'Italia è proprio questo. L'Italia, la
la ricchezza del nostro paese è proprio questo, e spesso purtroppo però abbiamo dimenticato che la bellezza dell'Italia è la nostra ricchezza e, se vuoi, anche la nostra garanzia per il futuro. Per cui quello che dobbiamo fare adesso molto urgentemente è ricordarci questa cosa e smettere di rovinarla, trattarla bene, curarla, valorizzare i nostri tesori architettonici, storici, artistici. E questo è il nostro petrolio. Il nostro petrolio è il paesaggio ed è la cultura di questo paese. E il cibo, l'alimentazione fa parte della nostra cultura, perché ogni regione ha il proprio piatto, no? Ha la propria tradizione culinaria. E questo è come un monumento che bisogna proteggerlo, perché con la globalizzazione spesso anche questi sapori e questo sapere di come creare questi cibi c'è il rischio che va perso, no? Invece noi dobbiamo ricordarci di queste cose e sfruttarli, perché sono dei beni che possiamo condividere con tutto il mondo e che creano anche economia e così anche ricchezza. Se noi adesso in Europa abbiamo avuto un periodo di pace per oltre 60 anni, ovviamente non pensando alla Jugoslavia, se abbiamo avuto 60 anni di pace è grazie a questa Unione Europea, è grazie al fatto che abbiamo capito che per risolvere i problemi dobbiamo discutere e dobbiamo intraprendere una strada comune. E vedendoci insieme, anche con tutte le differenze, perché bisogna capire che questa è la ricchezza dell'Europa, tutte queste differenze, è vero che rendono la cosa più complicata, però rendono il tutto anche più ricco, no? Cioè, per un americano certamente è difficile capire perché l'Europa non riesce a prendere una posizione in tempi veloci, perché sono appunto tanti paesi, tante culture molto diverse, che ci sono delle diffidenze, ci sono dei misunderstandings e tutto quanto. Però ci sono anche delle differenze economiche notevoli, ovviamente come sempre fra il nord del mondo e il sud del mondo. Quindi anche in Europa, la Scandinavia per esempio è molto ricca, ma è anche vero che sono pochi abitanti, un'area geografica enorme, mentre invece, come spesso accade, il sud dell'Europa, quindi la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo, sono molto più poveri, quindi alle volte è difficile trovare una soluzione che sia comune per entrambi. Però poi appunto la ricchezza è proprio trovare, con tutte queste differenze, una soluzione che rispetta tutti e che può dare dei frutti positivi per tutti i paesi membri. Ok, rolling.